La prima cosa che facciamo adesso è misurare il peso dell'asta. Qui ho rappresentato con questa freccia la forza peso, cioè la forza di gravità applicata nel baricentro dell'asta, forza di gravità che sappiamo che la fa la Terra e attrae l'asta verso il centro della Terra. Questa sarebbe la forza vincolare, la fa il dinamometro e queste due forze all'equilibrio sono uguali e contrarie e il dinamometro ci permette di sapere quant'è il peso dell'asta. Se ci avviciniamo qua possiamo leggere circa 0,8 newton. Ogni tacchetta del dinamometro è 0,1 newton, quindi vediamo che il dinamometro segna 0,8 newton.